Amore, cos'è successo? Non sei stata bene. Sì, ma non volevo vomitare. Hai rimesso, non hai rimesso niente perché magari sei a stomaco vuoto, ti sei appena alzata. Noi dobbiamo andare fuori a pranzo oggi. Ho appena sentito la mia amica per prenotare, vengo su e tu vomiti. No, cerca di star bene. Adesso come ti senti? Meglio. Stai meglio? Perché calda non mi sembri, però ti ricordi che ieri mattina ti dicevo che avevi la faccia rossa? Ma chissà, speriamo che non ti venga la febbre, dai. Cerca di resistere, ok? Hai fame adesso o no? No? Ok, allora senti, io faccio il bagnetto da Anastasia, tu ti rilassi ancora un pochino nel letto, ti accendi la TV? Se stai male, vieni subito in bagno, d'accordo? Dai. Buongiornissimissimissimo. Ciao, amore mio. Andiamo a fare... Ciao, andiamo a fare il bagnetto. Ma adesso? Sì, preparo la vasca. Devo fare colazione. Fai colazione, sì. Però io intanto preparo la vasca, la faccio calda calda, così nel frattempo si raffredda. Vanessa lo fa con me. No, Vanessa no. Vanessa ha rimesso adesso, no? Non sta bene. Niente, dai, non importa. Lo fai da sola, va bene? Vane? Cosa succede? Niente, Vane, dai. Ti viene, dai, 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 vieni, vieni, corri, 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 non metterti niente. Ce la fai? Ti auguro di non esserti presa la gastroenterite. Corri, 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 corri. Bon, Vane, allora, pranzo è annullato, fa niente, non c'è problema. E adesso ti ho dato i fermenti, speriamo che ti passi. Comunque non vuoi mangiare proprio niente, niente. In realtà, Vanessa, se io fossi sicura che gastroenterite, non dovresti né bere né mangiare fino a quando, dall'ultima volta che hai rimesso, passino almeno 3 ore. Quindi devi attendere un pochino. Ma io voglio fragole. No, vabbè, le fragole non ci sono in questo momento. Adesso vediamo se papà te le va a comprare. Ok? Dai. Anastasia? Allora, il fatto che noi non andiamo fuori a pranzo e che... Perché Vanessa non sta bene. Non significa che devi stare tutto il giorno attaccata al cellulare. Io voglio stare col cellulare, voglio giocare a Roblox. Gioca, amore, un pochino. Mamma è mio. Adesso, e quello lì è tuo, adesso gli do il mio. Ma io sono fidanzato. Chi è un fidanzato? Questo qua. È tuo? No. Ah. 1 hour later. Amore, come stai? Meglio? Sembra tu abbia smesso di vomitare, vero? Almeno per ora, dai, fammi sentire, perché prima mi sembravi un po' caldina. Oh no, no. Ascolta, ti va una minestrina calda? No. No? Non ti va nulla per adesso? No, amore. Ho mandato Anastasia con papà a fare la spesa e gli ho detto di comprarti le fragoline che ti andavano. Ma anche le figurine. Sì, va bene, le figurine, ma non si mangiano le figurine, almeno credo. Quindi quando hai voglia di mangiare qualcosa me lo dici, ok amore? Perché questa unghia è più piccola? Perché mi si è rotta. Mi si è rotta sabato. No, venerdì. E ieri si è staccata del tutto. Poi mi aiuti a togliere lo smalto? Se te la senti, ok? Sì. Vane! Vane! Ma sono tornati papà e Anastasia dalla spesa! E hanno trovato l'album dei cucciolotti, però purtroppo non hanno trovato le figurine, vero? Però dentro l'album ce n'erano 8 pacchetti. Sì, ma neanche una. No, veramente. Ani, non le avete trovate? No. Oh, che peccato. Solo 2 ne abbiamo. E invece, sorpresa! 50! 50 pacchetti delle figurine. Sì. Ma magari troviamo quella. Oh, sto parlando, mi cagate, un secondo. Quanto tempo ci metterete ad aprirle tutte? Mezza giornata. Vabbè, Vanessa, stai meglio. Ascolta, le fragoline appena sono le trovo dalla spesa te le preparo? Sì. Sì, ma vuoi solo quelle? Vale? Sì. Ok. Tu Ani cosa vuoi mangiare? Pasta. Con che cosa? Con l'olio? Faccio le orecchiette. A few moments later. Amore. Amore, non ce la facciamo. Pensavo ti stesse passando tutto e invece niente. Senti, devi stare però tranquilla, sdraiata. Gioia, amore mio.
piccolino. Senti, preparo, finisco di preparare la torta e poi mi si, vengo qua con te. Va bene? Vuoi accendere la TV? No. Vuoi berlo un goccino di quella roba? No, ok. Lasciamo stare, anche perché più bevi e mangi, più vomiti. Ok? Mi dispiace. Mi dispiace, Topino. Hai visto come sto male, Vanessina? Pensavo avessi finito, invece ho continuato. Ha vomitato ancora. Ma adesso abbiamo giocato, non ho dato niente. Ma infatti stava meglio, pensavo avesse smesso, invece adesso è corsa in bagno. Guarda che appena si vomita, dopo si sta bene. Solo che dopo un'oretta ricomincia. Senti, facciamo un dolcino, mi aiuti? Dai, dammi una mano, poi facciamo i compiti. Finiamo i compitini? Mi porti l'arancia, bravissima. Questo bisogna grattugiare. Un balletto. Sei bravissima. Ah, pure. Ma amore, brava. L'anno prossimo vai anche tu a ballare con Vane, ok? Come stai? Benino. Benino. E prima ti ho misurato la pressione perché ti sentivi i battiti del cuore in gola, ed è molto bassa. Quindi abbiamo preso un po' di sale. Adesso stiamo misurando la febbre perché hai mal di testa. E voglio capire se darti la tachipirina oppure no. Va bene? No, sì, me la do lo stesso. Te la do lo stesso, così ti passa, ok? Gioia. Vediamo ma quanto sarà. Ma quando suona la devi togliere. Questo non suona, dobbiamo guardare i minuti. Allora, Vanessa è la febbre a 38 quasi. Adesso vabbè, ovviamente come già sapete non si vede da qui. Eccolo, sì, si vede adesso, 37 e 8 più o meno. Bene, mettiamo la tachipirina. Perché subito. Subito te la metto adesso, va bene? Mettimi 3. No, sì, così fai come nel film di ieri, comincia a volare. Later. Amo, come stai? Meglio? Hai attaccato un po' di figurine? Sì. Sembra che tu stia meglio, vero? Adesso andiamo a dormire perché Anastasia domani va a scuola. Io le vedo. E tu no. Vediamo come va stanotte, ok? Andiamo su? Comincio ad andare con lei, ti aspetto su, va bene? Ok. Quindi, dormire perché è tardi e domani si va a scuola. Non è vero? Sì. Ani. Anastasia, domani mattina quando ti chiamerò e tu non risponderai, poi piangerai. Ti ho visto. Ci sono i tuoi piedi, esci. Dai. Vai a letto che domani... Vai a letto. Ma perché? Vabbè, amore. Amore. Cerca di dormire tutta la notte. Non svegliare la mamma, no, sto scherzando, eh. Se ti svegli che non stai bene, mi chiami. Qua c'è la bacinella. Pronta per l'uso. Come ti senti? Da quando hai preso la tachipirina meglio, però la mia paura è che quando poi passa l'effetto della tachipirina tu possa star male ancora. Come ti senti? Bene? O cominciamo? No. Comincia a essere un po'... Sì? No. Vabbè, dai, vediamo come va la nottata. Se proprio non va, boh, sarà a casa anche questa qui. No, invece no. Allora, tesoro, buonanotte, e speriamo di vederci domani mattina. Non prima, capito? Solo io mi posso svegliare e controllarti. Tu dormi tutta la notte. Notte, amore. Peccata! Peccata, peccata. 1-0 per me. Cosa vuoi? Voglio qualcosa di fresco. Tipo? Un ghiacciolo. No, dai, andiamo. Se vuoi ti faccio un bel bicchiere di acqua e ghiaccio. Ok? Ciao. Vai, letto. Ciao. Me lo fai un favore? Ciao, Romina. Vai a letto. Per favore, Ani. Allora, ragazzi, è lunedì 10. Vanessa credo abbia la febbre. Sta misurando la temperatura a caldo. Quindi la mamma la scopre. Perché quando si ha la febbre bisogna scoprirsi se sia caldo. Ragazzi, la febbre è a 39, non so se... Eccolo lì. No, non è quello. Sì, lui. Vabbè, la vedete quella bianca? Comunque quella. 39, supposta. Suppostina. Mettiamo la supposta Vanessa. E poi andiamo a nanna. Ragazzi, buongiorno, sono le 7, Vanessa è bollente. Bollente. Ho quasi paura a guardare il termometro perché...
ancora 39. Niente, 39 come a luna stanotte. Quindi adesso Vanessa ti metto le calze con acqua e aceto, ok? Però lo devi sopportare, va bene amore? Ti ho preparato anche una borsa del ghiaccio da tenere in testa. Dai, 39, credevo peggio, meno male. Ragazzi, ho preparato una bacinella con acqua e aceto e ghiaccio, le metto le calze, le sue calze, le bagno, le strizzo e gliele metto i piedi. E qui ho preparato una borsa di ghiaccio, ce l'ho, ma non, in questo momento non so dov'è. E sono molto stanca perché non ho dormito molto. Ok, vedete ragazzi, ho messo i calzini di Vanessa dentro la bacinella. Li bagno bene, bene, bene. Adesso li strizzo e glieli metto ai piedi. Vedete? Glieli ho messi così i suoi piedini caldi, bollenti, si rinfrescano. E l'aceto toglie l'infiammazione della febbre. Guardatela. Con la sua borsa del ghiaccio finta fai da te. Ciao piccola. Ti piace con le calzine bagnate? Sì? Sono già asciutte. Sono già calde. Certo, è un attimo che si scaldano con i tuoi piedi bollenti. Adesso la mamma te li cambia. Later. Buongiorno amore, come stiamo? Pochino meglio. Allora, stanotte ti ho messo la supposta sbagliata perché non vedevo ed era nella scatola giusta, ma in realtà dentro c'era quella più piccina e me ne sono accorta stamattina. E adesso abbiamo la febbre 38,5, beh alle 9, adesso magari è scesa un pochino e speriamo che oggi vada meglio, ok? Hai voglia di mangiare qualcosina? Eh? Niente, niente? No, va bene, allora magari più tardi, ok? Bimbe, ciao Anastasia! Oggi sei rimasta purtroppo a casa anche tu, ma perché stamattina, purtroppo per lei, perché non è giusto che rimane a casa se non sta male. Io solo non che stamattina, lo so amore, solo che stamattina quando è suonata la sveglia Vanessa aveva la febbre altissima e non me la sono sentita di andare, di lasciarla da sola con papà, ma papà dormiva e non me la sono per niente sentita. E poi ero distrutta perché stanotte infatti non ho dormito. No, non ti ho nemmeno svegliata, infatti. Infatti io invece pensavo perché avevo dormito tanto allora, te mi eri svegliata e io dormivo. No, amore, non ti ho neanche svegliata. Vane, sembra che tu stia meglio, eh? In questo momento. Ieri ha mangiato. Come? Ieri ha mangiato, però. No, vabbè, ieri ha mangiato 3 gamberi e stanotte ho la febbre comunque 39. Adesso sembra che tu stia meglio, forse sei sfebbrata. L'ultima volta che ti ho misurata la febbre era 37,5. Adesso sono le 1:30 del pomeriggio, più o meno sarà 37. Facciamo i saluti, concludiamo questo video. Io ho documentato anche stanotte, quindi salutiamo. C'è tutto. Dai, chi volete salutare allora, oggi? Allora, 3 bambini su Roblox che mi hanno chiesto se potevo salutarli in un video, che si chiamano Antonio, Francesca e non mi ricordo bene un nome, ma era una ragazza bambina che si chiama Girefin, qualcosa del genere. Okay. Un bacio a tutte e 3. Ciao. Ciao bimbe. Ciao.